Buonasera a tutti i nostri web ascoltatori, a quelli che ci ascoltano in diretta e a quelli che ci ascolteranno su YouTube, sul nostro canale di YouTube di Liberi.tv. Se ci state seguendo in diretta, in questo momento siete su www.liberi.tv. Siete i benvenuti e un saluto e un benvenuto anche ad Alfredo Pauciulo, che poi è lui il titolare di questa trasmissione. Io faccio soltanto da guida, chiamatemi guida, tutor, quello che volete, ma ci accompagniamo con diciamo questa che è diventata una trasmissione ormai consueta, a settimana alterna, una settimana sì, una settimana no, Alfredo Pauciulo che si occupa di economia e quindi spazio mercati che conduciamo qui, come dicevo, ogni 2 settimane con questa chiacchierata con Alfredo. Ho 5 domande per te, Alfredo, stasera. 5 domande che non è che vengono dal nulla, le abbiamo, insomma, ci abbiamo un po' ragionato, le abbiamo un po' preparate. E quindi io comincio subito a tacermi perché lo spazio è tuo e quindi sei tu che devi parlare e ci devi un po' dire che cosa è successo sui mercati finanziari in queste 2 settimane. Io partirei, se tu sei d'accordo, dal vertice di Bruxelles. Che cosa è successo a Bruxelles? Dove siamo arrivati? Come sta andando? Quali sono le tue impressioni? Parlaci un po' di questo. Sì, perfetto. Innanzitutto buonasera a tutti i web ascoltatori e buona giornata o buonasera a seconda dell'orario in cui ci vedranno su YouTube e in futuro gli altri web ascoltatori. Bene, partiamo dalla fine della settimana e quindi dal vertice di Bruxelles. Vertice di Bruxelles che sembra essere andato come è andata la partita della nazionale ieri sera, che ha visto una grande Italia con la vittoria e l'eliminazione della Germania. Cioè, infatti a Bruxelles è stato finalmente un cambio di passo come si vedeva da mesi. Il cambio di passo è che pare che l'asse Italia-Spagna, appoggiato da Hollande, quindi come dicevamo nel mese scorso, con la vittoria di Hollande sarebbe forse cambiata un po' il vento di Europa. C'è stata da parte dei rappresentanti politici dei paesi si è riuscito ad ottenere una svolta nelle politiche imposte all'Europa dalla Germania, cioè orientate soprattutto a Dio. Quindi, innanzitutto, e questo cari oggi hanno festeggiato con un rialzo delle politiche molto forte. In Italia abbiamo Alfredo, sì. guarda, noi abbiamo un problema tecnico, c'è la tua linea che si è abbassata, questi sono i soliti regali di Telecom che ci È di fa fast. quando noi andiamo in diretta. Allora io ti inviterei a fare una cosa, prova a Sì. chiudere il tuo video così tu hai più banda a disposizione e la voce si sente meglio. Sì, Poi allora magari ok, dopo lo riapriamo il video. allora io per chiudere il video, quindi Basta che clicchi sull'icona della telecamera. Ecco, devo sì. Ok, ora è sparito il video. perfetto. Adesso la voce è molto migliore, quindi continua pure, poi magari fra una decina di minuti lo riattacchi il video e vediamo come va. Ok, e quindi dicevo, le borse hanno festeggiato oggi con dei rialzi molto corposi. Abbiamo Milano che ha avuto un rialzo del 6,60% e Francoforte al di sopra del 4%, l'euro dollaro, il cambio euro dollaro che è raggiunto quasi è andato sotto i quota 1,27 e ha avuto tutte le materie prime a livello internazionale sono dell'oro 30%. Questo perché? Perché sull'onda della possibilità che anche perché questo tipo di politica è stato registrato dai mercati come in qualche modo in maniera similare come può essere registrato un alleggerimento quantitativo così come sono stati fatti negli Stati Uniti. C'è una sorta di alleggerimento monetario in qualche modo si è detto che l'Europa probabilmente inizia ad allargare i cordoni della borsa alla moneta. Certo è ancora poco, è un inizio di cambio di regia e soprattutto poi la cosa che dal punto di vista politico è importante registrare è che questo, almeno dalle dichiarazioni fatte sinora da molti e dagli altri, si è ottenuto che gli interventi della BCE con il fondo salva Stati hanno messo in difficoltà sugli spread solo con un memorandum d'intesa senza cessioni di sovranità, per cui ci dovrà essere poi un successivo controllo della Troica, BCE, Commissione Europea e via dicendo.
Questo è importante perché registra anche non solo un cambio di linea economica in Europa, ma registra anche un cambio di linea politica. Cioè, laddove si dà di nuovo fiducia ai singoli paesi, anche a quelli indebitati, ai quelli maggiormente indebitati, poi insomma l'Occidente è tutto indebitato, per cui se si dà fiducia a questi paesi e iniziare a fare le loro politiche di rigore, ma non tali da ammazzare i consumi, gli si dà la possibilità dell'intervento della BCE del fondo sovrastati per fare in modo che la speculazione non allarghi troppo i tassi di interesse sui loro spese. Quindi se mettiamo Italia e Spagna, oltre che chiaramente per totale Italia e Grecia, ma Italia e Spagna sono importanti perché sono il terzo e il quarto paese per spese economiche in Europa e sono chiaramente il terzo e il quarto azione centrale europea. Alfredo? Sì, dimmi. Guarda, c'è la linea tua che è particolarmente disturbata stasera. Prova di nuovo a ripartire, vediamo un po' come si sente adesso. Ripartire, cioè... No, continua pure. Ok, e dicevo, questa nuova linea, quindi ottenuta con l'appoggio di Hollande e su richiesta del governo italiano da parte di Mario Monti e anche del governo spagnolo, di Juan Rajoy, noi sì, l'abbiamo va secondo me anche inserita in qualcosa che è accaduto nel corso della settimana e anche la settimana scorsa, cioè in quelle dichiarazioni fatte da Berlusconi nei confronti della Germania, della Merkel, dove diceva e qui arriviviamo proprio alla seconda domanda che io ti devo porre, che sono le famose dichiarazioni di Berlusconi. Berlusconi è partito qualche settimana fa con un'idea pazza che a me personalmente piaceva un po' per tutta una serie di motivi che poi spiegheremo in una prossima puntata quando la dedicheremo alla sovranità monetaria o qualcosa del genere. Però Berlusconi ha fatto delle altre dichiarazioni adesso. Dici un po' di queste cose qua, spiegaci un po' meglio, facci capire, tu che segui bene i mercati finanziari, dove sta andando a parare. Lui sì, ha dato un ottimo segnale di carattere politico, dicendo la prima volta dicendo che se fosse stato il caso l'Italia sarebbe anche stata disposta a stamparsi gli euro da solo, da sola. Poi tutta il centro-sinistra e altri gli hanno dato addosso perché devono fare sempre il gioco delle parti, e dicendo che aveva detto una eresia. In realtà non è un'eresia, perché in teoria... nei regolamenti della BCE e della Comunità Europea, che le singole banche centrali nazionali possono emettere dei propri euro, sì. In teoria lo si potrebbe fare. È chiaro che poiché col veto di 5 paesi aderenti alla BCE questo può essere vietato, però là l'ho letto come un segnale politico dato alla Germania, insomma, a dire basta solo con rigore, non siamo noi i maiali d'Europa, semmai noi siamo insomma coloro che hanno sgobbato l'Europa. Certo, con tutti i limiti a livello politico, sulla spesa della politica, sui costi della politica e sui costi della burocrazia, ma a livello di tessuto produttivo di medie e piccole imprese, l'Italia soprattutto negli ultimi anni ha fatto un lavoraccio. E devo dire, anche negli ultimi 5 anni a livello politico, che insomma, voglio dire, con questa baracca di politici che abbiamo, ciò nonostante siamo in avanzo primario, che significa che il bilancio dello Stato è in posizione attiva, salvo gli interessi. Cioè, se tu togli i 60-90 miliardi l'anno che stiamo pagando di interessi, quest'anno saranno 60-90. Se togliamo quella spesa per interessi, il saldo del bilancio dell'italiana è in avanzo. E quindi... questo però, scusa Alfredo, allora se diciamo l'avanzo primario toglie comunque, cioè l'avanzo primario si verifica nel momento in cui lo Stato drena una quantità tale di risorse attraverso le tasse che è superiore alle spese che in effetti ha, diciamo, la spesa corrente, giusto? Sì, è giusto. Al netto degli interessi. Questo però sì, ha un suo significato, cioè c'è tutta una massa
diciamo, di denaro, una ricchezza nazionale che si sta spostando dalle tasche degli italiani alle tasche dello Stato, il quale poi dopo restituisce sempre più parzialmente questa ricchezza attraverso servizi che in questo periodo sono sempre più tagliati per via della crisi economica e per via soprattutto dal debito pubblico che va ripagato, è giusto? Certo, e soprattutto per questo, perché in teoria, se prendiamo le equazioni keynesiane, se, insomma, semplici, nel momento in cui lo Stato fa il prelievo fiscale, e quando poi va a fare la spesa pubblica, in realtà quel prelievo fiscale che l'anno prima ha preso da chi ha prodotto reddito, l'anno dopo va comunque, dico l'anno per semplificazione, l'anno prima, l'anno dopo, viene rimesso comunque nel tessuto produttivo. Quindi il problema è non è tanto la tassazione da parte dello Stato quando è entro certi limiti, ma è quando la qualità della spesa, perché è chiaro che se tu la spesa la vai soprattutto a coprire per interessi, soprattutto per interessi che paghi su un debito che hai contratto, non per creare infrastrutture, non per creare investimenti, ma per spesa pubblica inutile, è chiaro, è come se tu stessi pagando non so, un prestito che hai acceso per fare dei futuri consumi piuttosto che per comprarti qualcosa che ti costa un tempo, non so, una casa o altro. Questo è il nostro problema. Però Berlusconi bene ha fatto a segnalare questo alla Merkel, per dire, vedi, noi stiamo mettendo in vivo tutti i problemi. Non puoi, tu Merkel, tu Germania, non puoi chiederci un rigore continuo, perché questo creerebbe, a parte un'Europa a due velocità, e quindi dovrebbe crollare quel progetto economico e politico e democratico europeo, in cui anche i popoli si sentono uniti. E allo stesso modo, perché una politica recessiva di rigore ti porta ad avere un periodo di discesa, per cui pure se tu riesci a contenere il debito pubblico, hai che il rapporto del debito sul prodotto interno lordo aumenta lo stesso, non perché aumenta il debito pubblico, ma piuttosto perché diminuisce. Ma la Germania tutto questo chiaramente se ne è fregata. Dopodiché Berlusconi ha detto che okay, a questo punto potrebbe anche la Germania uscire, perché gli ha aggiunto al danno la beffa, cioè gli ha detto praticamente uscite voi così, vi fate il vostro bel marco, si rivaluta, noi svalutiamo l'euro complessivamente e iniziamo di nuovo a fare svalutazione competitiva e poi diventa di nuovo una competizione tra banche. Sono stati segnali molto importanti, ecco, che hanno segnalato... Volevo capire sulle dichiarazioni di Berlusconi, ma quando Berlusconi dice scusa, l'euro ce lo stampiamo noi, sì, significa ce lo stampiamo noi, nel senso creiamo ulteriore debito pubblico che poi va ripagato, oppure ci stampiamo l'euro, no. Nel senso che immettiamo una liquidità nel circuito economico che poi non va comunque restituita, quindi una ricchezza, come in termini economici mi pare che si dice una ricchezza al netto, come ti ho detto io prima. Berlusconi ha detto quelle parole perché sa che nel regolamento della BCE non c'è un divieto esplicito affinché le banche centrali nazionali emettano euro, cioè in teoria la Banca d'Italia potrebbe emettere euro in quanto Banca d'Italia. È chiaro che è stata una provocazione da parte di Berlusconi, perché sa anche benissimo che nel momento in cui tu fai questo, le altre, bastano 5 altre banche centrali che ti mettono il veto e tu non puoi più farlo. Quindi scusa che non si è sentita bene la voce, bastano altre 5 banche centrali? Basta, cioè, tu non hai nel regolamento della Banca Centrale Europea e della Commissione, non hai una previsione esplicita che dice le banche centrali nazionali non possono emettere euro. Non c'è questa previsione esplicita, non essendoci, sì, in teoria la Banca Centrale Nazionale, le banche centrali nazionali aderenti alla BCE potrebbero in teoria emettere da sole degli euro. Ok, però gli euro li emettono a fronte di che cosa? Cioè li emettono, li danno, cioè emettono questa, vabbè, non è che emettono, cioè non c'è bisogno ormai di stampare le banconote, no? Battono un po' di tasti su un computer, creano un po' di euro e poi che fanno? Fanno un accredito sulla tesoreria centrale dello Stato e lo Stato spende, immette, diciamo, tecnicamente immetterebbe questi euro, questa ricchezza in questo modo in circolo nell'economia italiana? Questa idea pazza? Sarebbe in sostanza una, diciamo, è comunque un fatto teorico perché nessun'altra banca centrale te lo consentirebbe, ma qualora fosse è lo stesso sistema perché, in cui avviene la stampa da parte della BCE, cioè gli stati mettono
mettono a Te lo collaterale. dico? Pronto? No, ti dico questo perché l'idea di Berlusconi a me alla fine, cioè magari lui l'ha espressa male, l'ha espressa sotto forma di No, l'ha espressa barzelletta, benissimo. di provocazione, voleva fare una battuta, voleva scuotere, aveva, non lo so, però poi si è ritirato subito indietro perché ha messo le mani avanti. No, la mia è un'idea pazza, di conseguenza. A me però tanto pazza non sembra perché. No, Se Marco. la, se la Banca Centrale, se la Banca d'Italia emettesse una certa quantità di euro, si potrebbe per esempio garantire un reddito minimo garantito a tutte quante le persone che hanno perso il posto di lavoro e a tutti i disoccupati, un Ok. reddito minimo, dicono, di sopravvivenza. Oppure, non lo so, temi molto cari, il welfare universale, piuttosto che, non lo so, in Italia abbiamo una rete di assistenza domiciliare per gli anziani è una penuria di infermieri pazzesca, no? Oppure, non lo so, noi come radicali conduciamo tantissimi mesi una grandissima battaglia per riformare completamente la giustizia e magari si potrebbe operare, facciamo un concorsone di giudici, assumiamo 3.000 giudici e li paghiamo con questi euro, cioè. Avessi, Marco, qui avremo poi allora, bisogna distinguere un attimo tre cose diverse. Uno, se tu stampi una tua moneta nazionale come la lira. Due, se stampi l'euro con la tua banca nazionale all'interno del sistema della Banca Centrale Europea. Tre, se invece chiedi alla Germania di uscire e si fa il suo marco. Allora, quello che tu hai detto sarebbe possibile qualora, tranne i limiti di natura economica, che poi quando partono sviluppo devi, insomma, per evitare un'iperinflazione, devi tenere bassa comunque la massa monetaria, questa operazione qua la puoi fare nel momento in cui tu fai un ritorno alla lira. Chiaramente hai dei vantaggi, ma ciò che non viene detto da molti che propugnano questa soluzione è che ci sarebbero nell'immediato dei grossissimi, grossissimi vantaggi, che comporterebbero comunque anche sacrifici. Quindi io su questa soluzione del ritorno alla linea, l'intervento di gestione politica va bene utilizzato, ma farlo a tutti i costi, una cosa del genere, io non sarei d'accordo, perché uno rompi da qualsiasi possibilità, di avere un progetto di Europa democratica. È chiaro che nel momento in cui l'Europa non riesce in qualsiasi caso a portare avanti un processo democratico, a quel punto tutti gli Stati devono fare anche questo. Ma dovrebbe essere proprio un'ultima istanza. E in qualsiasi caso, solo in questo caso, ti ritorno alla lettera istante quante vuoi, però chiaramente seguendo, insomma, dei canoni di natura economica, per fare in modo che non ne stampi così tante, da poi creare un meccanismo perverso che ti porta a un'iperinflazione, che ti porterebbe ad esportare meglio e di più i prodotti, creerebbe anche un aumento dei prezzi nelle materie Sì. prime, importatori netti di materie prime, che creerebbe, insomma, dei costi così eccessivi, insomma, non sarebbe una panacea, anzi avremmo, insomma, un autorigore da farci. In tutti e tre i casi, ripeto, Berlusconi ha detto che è un'idea pazza, ma le sue idee pazze sono servite a lanciare un chiaro messaggio all'Europa e alla Merkel per dire: guarda, basta questa politica di rigore di bilancio. Noi ci stiamo mettendo a posto, però da oggi in poi, se tu insisti su questa linea che arricchisce la Germania, che si finanzia il suo debito pubblico a quattro soldi, indebolisce gli altri, soprattutto l'Italia, che la cui Italia ha una differenza attivi pubblici e privati, meno debiti pubblici e privati, che è così rispetto alla Germania, dove complessivamente il debito pubblico e privato tedesco è superiore alle attività finanziarie e patrimoniali sia dello Stato che dei cittadini. Quindi il sistema paese, Alfredo, sì, dimmi. guarda, dalla chat il nostro mega direttore, e qui dobbiamo fare un inchino perché è il direttore. Tra le altre cose mi ha fatto ricordare, scusami, io è uscita un servizio per il TG l'altra sera sulla manifestazione del 26 a Roma, gli devi dire che io ho riconosciuto, gli hanno fatto un bellissimo primo piano al suo grande polpaccione. Sì, cioè lui non ha viso, io l'ho riconosciuto dal polpaccio che gli hanno inquadrato, perché gli hanno inquadrato Ah, il questo pop. grande. Sì, perché erano tutti stesi a terra in quel servizio, e a un certo punto ho visto questo polpaccio, ma quello è Gianni. Ah, quindi è uscito il polpaccio. Ah, quindi il nostro Polpaccione di. direttore. Su quale Rai? Rai 1? Mi sembra che non vorrei
Rai 1, quindi su Rai 1, Rai 3, praticamente abbiamo avuto l'onore del polpaccio di Gianni. Va bene. Comunque, Gianni, vabbè, anche Betty Betty in chat ti dice grazie, ho visto pure io. Quindi ha fatto successo il polpaccio di Gianni Colacione. Bene, Rai 3, ecco, Betty Betty ci dice Rai 3. Guarda, il nostro mega direttore, Adon Volpi, dice: Gianni, sei famoso. Il polpaccio è famoso. Allora, Gianni dice: aspetta, me lo sono perso perché poi Gianni diceva: sì, dal ginocchio in giù, uno spettacolo. Colone, va bene. Allora, la domanda è: e se lo facesse la Grecia, riferito a quel discorso di prima che si stampano l'euro, la dracma? Ecco, il problema è, sarebbe la stessa cosa che, cioè che a livello tecnico sarebbe la stessa cosa, però l'economia della Grecia, non essendo quella dell'Italia, se stampasse dracma sicuramente avrebbe solo la negatività dei costi in entrata, dell'aumento dei costi delle materie prime, non avrebbe in positivo diciamo, le sue attività, per quante possono essere, pure svalutandosi a livello competitivo, comunque non coprirebbero i costi dell'aumento delle materie. Mentre sicuramente l'ipotesi, quella che è stata studiata oggi, di tenere basso il prezzo, di cercare di fare un'Europa con il sicuro, ma anche con politiche espansive, questa è una buona soluzione anche per la Grecia. La Grecia andare da sola in questo momento io insomma, la vedo negativa. Sicuramente siamo in un momento storico in cui c'è un mutamento epocale. Noi abbiamo nei prossimi 2 anni che scade la maggior parte del debito pubblico mondiale, sia pubblico che anche privato mondiale. Quindi penso che la crisi non è finita qui. Questo rialzo di oggi imponente magari si può anche lunedì, martedì presentare, ma dopodiché avremo altri problemi che subentreranno, no? E quindi in quest'ottica singoli paesi, soprattutto se sono abbastanza piccoli come E l'Italia, affrontare Alfredo, da soli. scusa, abbiamo di nuovo problemi con il tuo audio. Io non so se è il microfono oppure c'è qualche altro disturbo. Prova a parlare un po' più vicino al microfono, vediamo un po' come va. Può rialzare un poco la voce o è un problema, cioè che non mi sento, No, non mi sento. ad un certo punto si sente smozzicato. Tu prova a parlare un po' più vicino al microfono del computer. Dicevo, per la Grecia, dato che sostanzialmente ha soprattutto turismo e altri tipi di attività, per cui i vantaggi competitivi derivanti da una svalutazione non andrebbero a coprire invece dell'aumento delle materie prime, non sarebbe conveniente un'operazione del genere. E poi anche per tenendo conto del fatto che poiché nei prossimi 2 anni andremo incontro a una scadenza della maggior parte dei debiti pubblici e privati mondiali, paesi come la Grecia, che hanno delle economie già in difficoltà di per loro e anche comunque di più o meno piccole dimensioni o medie dimensioni, avranno grosse difficoltà ad affrontare da sole un momento del genere. Quindi è chiaro che questi problemi del prossimo futuro vanno affrontati insieme, per questo anche che preferisco che quasi a tutti i costi si resti in Europa. Certo, se poi l'Europa dovesse essere qualcosa di totalmente antidemocratico, a quel punto, rotto per rotto, siamo insomma, si vede. Dicevo, i problemi che verranno, io mi aspetto che nei prossimi, forse dal prossimo mese, ma comunque entro ottobre, mi aspetto che anche l'Inghilterra e gli Stati Uniti inizieranno a manifestare i loro problemi che già hanno, che in sordina già iniziano ad emergere, ma che verranno al pettine, i nodi che verranno al pettine, i loro problemi, cioè sui loro debiti pubblici e privati. Quindi stare attento molto al settore bancario inglese, al settore bancario statunitense e anche ai. Statunitense. E questa, Ma io penso, dopo a l'Europa sarà proposito, i problemi che si affronteranno nel corso di questa crisi. Alfredo, proprio del debito pubblico statunitense, questo ci dà l'aggancio perché Obama ha telefonato a Monti, se ne è parlato sui giornali. Tu cosa hai potuto capire, cosa puoi spiegare ai nostri web ascoltatori su questo? Sì, io
chiaramente non ho ascoltato la telefonata, quindi posso fare delle ipotesi. Credo avremmo, che, avremmo pagato in molti per poterlo ascoltare. Ma devo dire, ci sarebbero state altre, sarebbero altre telefonate molto più interessanti che ascolterei ancora più volentieri. Poi indubbiamente questa qualcosa l'avrei pagato. Sì, io ritengo, avendo visto anche che proprio oggi Obama ha visto anche la Corte Suprema. Alfredo, parla vicino al microfono, che andava meglio fino a poco fa. Ho cambiato posizione, non ti saprei dire, penso sia un problema di... Così adesso va bene. Ok, dicevo, la Corte Suprema negli Stati Uniti oggi ha dato ragione a Obama per quanto riguarda la riforma sanitaria. Sì. Manco a posto, quindi anche questo segna quella che è la politica di Obama, che ha cercato in questi 4 anni di interpretare in maniera seppur minima una linea alla Roosevelt. Ripeto, molto minima. Certamente non è stata una politica di rigore tale da mandare ancora più in depressione quella che era il crack finanziario del 2008 di Lehman Brothers, quindi ha evitato almeno momentaneamente di far entrare gli USA negli Stati Uniti in recessione. Cioè, inizialmente ci sono entrati e poi dopo ne sono usciti, poi bisognerà vedere nel futuro come andrà con il debito che hanno. Sicuramente credo che a molti ti avrà detto, insomma, spingendo un po' pure su quello che aveva detto Berlusconi, magari con toni diversi, con più pagati, meno coloriti, di chiedere alla Merkel di lasciare questa politica del rigore e di iniziare una politica di crescita, o comunque meno rigorosa e con un'ottica più spinta verso la crescita. Questo perché? Perché io penso che gli Stati Uniti in questo momento sono molto sotto pressione. Credo che ad agosto, di nuovo come l'anno scorso, hanno rinforzato il tetto del debito, e poi consideriamo che loro hanno in scadenza a dicembre del pacchetto fiscale di incentivi e quindi dovranno rinnovarlo. Quindi è come se, credo che Obama gli abbia detto, cerca di convincere la Merkel a dare una politica, a fare una meno politica di rigore, più politica di crescita, perché è arrivato il nostro momento di tirare fuori, non dico tutto, ma almeno in parte, i problemi che abbiamo. E quindi si ripassano la palla dall'altra parte dell'oceano e dovremmo essere poi noi a tirare un po' come economia per non distruggere tutto. Credo sia... Guarda, questa cosa qua mi fa ricordare un po' quello che mi ha detto il tassista stamattina che mi portava all'aeroporto, ma io ho spezzato un po' il ragionamento perché tu non mi crederai, sono passati 28 minuti, per cui ne sono rimasti purtroppo pochi, credo, e ci restano fuori le ultime due domande, quindi dobbiamo chiudere su questo. Adesso ti ridò la parola per altri 2-3 minuti per concludere, però il tassista oggi mi ha detto: guarda, l'Italia ha vinto, e io sono contentissimo. E poi ieri sera alla radio ha sentito un commento veramente un po' maleducato, però voglio dire, mo che gli ha dato grandissima soddisfazione, no? Quindi io mo me l'immagino sto Obama che magari la fa pure sta battuta nei confronti di Monti, cioè gliel'abbiamo messo nello spread. Eh sì, gliel'abbiamo abbassato lo spread praticamente. Guarda Alfredo, guarda, gli ultimi 3 minuti per chiudere, ci fermiamo su questa telefonata Obama Monti, ci restano indietro 2 domande, quelle sulle banche inglesi, sulla manipolazione del Libor, sul Monte dei Paschi di Siena, altre cose interessanti, però purtroppo non ci stanno dentro, quindi ti do la parola per altre 3 minuti e poi salutiamo i nostri web ascoltatori. Giusto un avviso ai naviganti: in buona sostanza quelle due domande poi avrebbero messo in risalto il fatto che c'è, soprattutto nel sistema anglosassone, nel sistema bancario anglosassone e anche statunitense, a parte stanno emergendo degli scandali che man mano che qualcuno insomma ipotizzava anche tra gli operatori finanziari, e stanno venendo fuori, come la manipolazione dei tassi a breve termine del Libor, ma questo ci dà la misura del fatto che la prossima bomba a scoppiare saranno probabilmente i debiti finanziari delle istituzioni anglosassone, cioè inglesi, statunitensi e tutto. Per cui a livello operativo il consiglio è di stare fuori dalle obbligazioni bancarie, soprattutto quelle delle banche statunitensi e inglesi, o comunque di tutto quello di quell'area là. In genere stare fuori da tutto il sistema
bancario e finanziario internazionale, mantenere piccole posizioni in azioni ogni volta che scende il mercato a un certo livello, non so, tipo un 10% rispetto al livello di oggi, comprare piccole azioni di società a media capitalizzazione con dei prodotti che non risentono molto della crisi, comprare un po' di materie prime, fare un piano di accumulo su questo e avere per il resto tutto attività liquida, non avere obbligazioni, non avere debiti di altri. Avere liquidità sui conti correnti fino a un massimo di 100.000 euro in modo da essere garantiti dallo Stato se dovesse esserci qualche problema bancario. E poi, per chi ha delle somme più interessanti da investire, comprare piccoli appartamenti che possono essere molto facilmente affittati anche in periodi di crisi, e chiaramente se sono ben tenuti, diciamo, a livello energetico, insomma, hanno un rating molto elevato, meglio, se hanno eccetera, Sì. e anche se chi ha proprio qualcosa in più, un pezzettino di terreno in collina non sarebbe male. Proprio insomma, ecco. Ah, un pezzettino di terreno in Ah, collina, sì, io interessante. credo che il futuro ci riserverà una specie di ritorno al verde. Male che vada, cioè questo qui è un modo, è come si dice, un modo un po' gentile per dire c'è anche il rischio che ritorneremo a coltivare diffusamente patate. Ma non proprio così, però io penso che il futuro sarà comunque un futuro che ha per forza maggiore sobrietà, minori consumi, minori eccessi e che comunque rivolgerà uno sguardo al verde, chiaramente con la tecnologia che abbiamo acquisito, questo significherà un nuovo tipo di produzione. Non a caso la Comunità Europea ha bandito dei finanziamenti per l'innovazione in agricoltura, non si spiegherebbe diversamente Certo. la cosa. E quindi questa è la linea di condotta, molta liquidità e ogni volta che c'è qualche prezzo interessante, perché scendono le borse o scende altro, comprare aziende poco indebitate con prodotti che si vendono comunque, piccole case, materie prime quando scendono e via dicendo, facendo un piano d'accumulo da qui ai prossimi 2 o 3 anni, quando poi esploderà il picco della crisi e allora i fondi si sposteranno, i fondi privati tutti dai debiti pubblici si sposteranno ai settori privati non indebitati. Bene, Credo. Alfredo, con questo quindi voleva aggiungere qualche altra cosa? No, mi Ah, interessava ok. dare quindi questa, giusto questo, ecco, questo sistema operativo a chi vuole difendere i propri risparmi. Liquidità su Washington Assolutamente. Post, entrate, non pensate che la crisi magari salirà nei prossimi giorni ancora, lunedì, martedì, la borsa, poi ci saranno ancora discese. Sulle discese però iniziate a compicchiare qualcosa di interessante. Bene, Alfredo, con questo noi concludiamo questa trasmissione di oggi. Io ti ringrazio, ringraziamo anche i nostri web ascoltatori in diretta e tutti quanti quelli che ci seguiranno poi in differita dal nostro canale YouTube. Diamo appuntamento a fra 2 settimane. Io invece ritornerò in diretta, quindi rivedrete di nuovo il mio faccione la prossima settimana, venerdì prossimo, con lo spazio Società Libera. Ancora è un orario da definire, quindi Alfredo, grazie, ci vediamo fra 2 settimane e un saluto a tutti i nostri web ascoltatori. La linea Grazie a adesso te, torna Marco. alla regia. Un saluto a tutti.